Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ben ritrovati sul mio canale per continuare con Tomb Raider Underworld, seconda puntata. Siamo qui con Lara, abbiamo sistemato il Kraken nella prima puntata, nel primo video, e ora possiamo andare giù, credo. Ma forse mi manca ancora qualcos'altro perché la porta non è aperta, non si apre. Non si era aperta. Quindi scendiamo un attimo, vediamo un po'. Io il gioco me lo ricordo proprio vagamente. Allora. Ok, calati giù, Lara, tranquillamente, non aver paura. Ok. Molla il... È sistemato, eh? È sistemato. Ah, no, è aperta. Pensavo fosse chiusa la porta. Pensavo, credevo fosse chiusa, invece no, a quanto pare no. Ricordavo male, l'avevo vista chiusa io, vabbè. Andiamo. L'importante è andare avanti. Vuoi salire su, Lara? Ok. Ti ringrazio. Sicuramente finiremo il livello del Mediterraneo. Il King del tuono. Per quale motivo si trova qui sotto Niflheim? Stando a Ledda, Thor doveva usare i guanti speciali per impugnare Mjolnir, il martello del mito. Non sarà? Dicevo, sicuramente finiremo questo livello e inizieremo già l'altro, il livello... Cosa bisognava fare? Non mi ricordo l'altro livello. Andavamo in Thailandia? In un livello? Io me lo ricordo. Allora, tiralo giù. No, non lo tirava giù. È un po'... È un po' ostico, Lara. Niente. E allora rimani qui. Cosa ti... Devo... Ah, già. Sono prima... Sì. Giustamente. Come si spingevano questi affari? Diamo un'occhiata. Ok, c'è qualcos'altro, sì. Da questa parte... Lara può saltare verso l'alto tra due pareti vicine. Ah, premi per rimbalzare, sì. Questa cosa non me la ricordavo. Ok. Ah, fanno peso, sì. Abbiamo trovato un tesoro, va bene, un lingotto. E bisognerebbe lanciarla sta roba in realtà di là. Vai, Lara. E poi fai così. Voilà. Ne basterà uno? Non è abbastanza. Ne servono per forza due. Ok.
Nessun problema, ne mettiamo due. E voilà. Poi facciamo così. Credo. E poi tiri, no? Esatto. Va bene. Là c'è un altro, vabbè, lo prendiamo. Non è fondamentale, però. Ah, come dice Lara. Ok, dai. L'ho fatto io per te. Il martello di Thor, Mjolnir, era in grado di abbattere le montagne. Ma cosa c'entra con Avalon? Alle tue spalle, Lara. Metti le mani sulla testa e girati, lentamente. Amichevoli, direi. Immagino tu non sia disposto a farti corrompere. Sbaglio. Le ha dato una bella botta. Le tratta bene le signore lui. Nona, scappa. Niente, è troppo tardi. Adesso rimani qua dentro. Maledizione. Trova un'altra uscita. Un'altra via d'uscita, ma. Tesoria, ne ho trovati 2 su 7. Va bene, non è importante. Aiuti sul campo. Suggerimento. Devo tornare in superficie prima che i mercenari di Amanda scappino con il manufatto. Va bene. Però ti sei giocata l'unica via d'uscita. Apparentemente. Noi dobbiamo andare qua. Qua c'è qualcosa. Io però, Lara, mi sarei portato un paio di scarpe al posto tuo. Invece tu sei venuta scalza, così vabbè. Piccoli dettagli. In questa versione, se non erro, mancano gli squali, perché nella versione PS3 io me li ricordo. Mi ricordo gli squali. Si vede i limiti della console. Di qua... no, è l'altro forse. Da qui poi salto di là, sì. No, direttamente qua, non c'entrava nulla, sì. Vabbè, una svista. Vai di là, Lara. Ok, questa volta invece è giusto. E poi vai su. E qua abbiamo un altro. Adesso sto raccogliendo i tesori, non volontariamente, tutto un caso. Però li sto raccogliendo. Allora, da questo lato, credo. Non vedo... Secondo voi ci arriva là? Non ci arriva, no. Era troppo lontano. ho tentato. Ma sì, qualche caduta di stile ci sta ogni tanto. Cerchiamo di non cadere troppe volte. Rifacciamo. Allora, Lara non ce la fa di là. Quindi vai su. E di nuovo, vabbè, prendilo. L'oro vale molto. Allora, se lei non va lì, deve saltare là. Esatto. Era questo il lato giusto. Poi vai di qua. Punto di controllo raggiunto. Adesso da qua puoi saltare lì. E ora ci andavi. Saltavi in bilico.
Sì, esatto, lo ricordavo. Questo lo ricordavo. Vedi qua. Un altro, vabbè, prendiamoli. Quelli che trovo prendo, ma non sto lì per i tesori. Non questa volta. No, sono arrivato da qua, ok. Vai. Questa volta è giusta la strada. E ok, andiamo. Là c'è un altro tesoro. Punto di controllo. Bisogna sì, tornare indietro, sì. Qua giù c'era, infatti, c'era il Kraken. Siamo a un livello più alto, praticamente. Dov'è? Ah, ti puoi attaccare là. Sì. Ma dovresti girarti, Lara. Scusami, eh. Non per qualcosa. Ah, puoi calarti e andare di là. Sì, io me ne posso, me ne frego, dai, del tesoro, non è. Lo ignoriamo, andiamo direttamente a destinazione. No, un po' più in là, Lara. Devi girarti. Così, vai. Voilà. Dobbiamo uscire da qua, giusto? Sì, esatto, punto di controllo. Vi ricordo che sto giocando alla versione Wii di Underworld, perché lo si può notare dal mirino che abbiamo qua, che svolazza per tutto lo schermo. Allora, qua ti lasci calare. Ok. No, non è di qua, ho sbagliato. Bisogna rimanere. Ah, di là non posso. Da qua. Ok. Brava. Su non va, quindi presumo di dover. Però non so, ci arriva? Sì, ci arriva. Ok. Pensavo scivolasse giù, invece. Ma dai, stiamo andando benino. L'acqua. No, no, vabbè. Sali su. Lara, potevi salire, non c'eri quasi, vabbè. Ignoriamo, ma. Ok, l'importante è essere passati. Giusto di qua? Ok, mi sembra di sì. Qua usciamo. Dobbiamo tornare alla barca. Se ricordo bene. Evitiamo le meduse. Non gioco all'Underworld da almeno, non vorrei esagerare, attenzione, da almeno 10 anni. Quindi i ricordi sono quelli che sono. Non me lo ricordo bene.
Qui intanto lagga di brutto. Cambiata la musica, attenzione. Ok, in superficie subito, vai Lara. Sali, sali. Vai, vai, vai. Ah, vedo la barca. Tra mille peripezie ce l'abbiamo fatta. E voilà. Mare Mediterraneo completato. Animazione senza senso. Lara era già su. Ma adesso me la fa trovare. Me la fa partire che lei è ancora in acqua. Ah, il tizio di prima. Hai la videocamera full HD, Lara? Bisogna recuperare il manufatto. Non è ancora finita. Quasi, in realtà, è vero. Adesso mi è tornata in mente questa cosa. Bisogna... Ok, da qua. Hanno gettato l'ancora. Come si saliva su? Il rampino non va. Mamma mia, quanti lag. Quanti lag assurdi. Speriamo che sia un po' meglio una volta caricato. Magari voi lo vedrete un po' meglio. Spero che lo vediate meglio, perché se no... Come si saliva su? Non mi ricordo. No, è così diventa ingiocabile però. Si dovrebbe arrampicare Lara? Qua, mi sbaglio? Come si saliva? Da qua? Arriviamo su e poi... Vabbè, forse da qui. No. Devo salire lassù. Il rampino qui non serve. Allora, forse da qui tu puoi... Esatto. Un modo molto convenzionale per salire su una... vuoi salire? Grazie. E qua forse bisognerà sparare. Vedo dei nemici, andiamo. Ma io vi frego tutti. Io ho il mirino, voi no.
Dove? Ah, eccolo là. Il tizio era su, no? Beh, continuano a sparare. Da dove arrivi tu? Da dove? Da dove? Qua? Nulla, devo andare di là. Ok, ne vedo un altro, vedo altri nemici. Andate, andate, andate. E Lara si cura di suo, non devo fare niente, quindi gli scontri sono molto facili. Non risultano difficili. Qua non si entrava, no. Come salivo? Forse dovevo fare... Eccolo là. Sì, sì, forse devo andare di qua e poi... Un attimo, eh. Ma non ci arriva lì lei. No. Allora, la mia strada... Dov'è? Come faccio a salire? E andare di là? Da qui? Ah, questa si apre. Tieni premuto A per accedere... Per accendere la torcia, taglia il metallo nel suo punto debole per rompere la serratura, ok. Punto debole. Dov'è il punto debole? Ah, è qua. Ok, non lo trovavo. La musica è cambiata di nuovo. Ok. Posto tranquillo? Qua giù non c'è nessuno, no, filmato. No, non voglio saltare il filmato. No. No, è pericoloso. Via, via. E ci ha rimesso lui. Devo andare di qua. Ma ci sono più strade. Qua non c'è nulla. E andiamo di qua. Sì. Dannazione, è troppo piccolo. Per ora può usarlo solo Lara. Finché non la ucciderò. Anche così non servirà a nulla. Parleremo più tardi. È un vero piacere incontrarti di nuovo, Lara. È tornata. Questo grazioso ripostiglio offre ben pochi divertimenti. Così ho iniziato a interessarmi alle pene di Amanda causate da condividere i tuoi stessi interessi. Jacqueline, una donna che non sa morire. Un tratto che abbiamo in comune. Sei stata tu a parlare ad Amanda di Avalon. Il tempo stringe. Ti conviene scegliere bene le tue domande. Che cosa sai di mia madre? L'altare che avete rinvenuto in Nether fa parte di una rete dimensionale, diciamo. Ha condotto tua madre ad Avalon. Mio padre pensava che Avalon fosse sotto, invece c'è Nifla. Qual è il legame con Norreno? Ah, Richard trovò il mondo Norreno sbagliato. Tua madre non andò a Nifla, fu condotta a Elain. E dove sarebbe? Un giorno ti dirò dove si trova. Ma quando giungerà quel giorno, per entrare avrai bisogno del martello di Thor. Forse avrai più fortuna di tuo padre nella ricerca. Cosa intendi dire? La risposta è sulla costa ovest della Thailandia, 17° parallelo. La Thailandia c'era, me lo rivedete? Me l'ho detto, si va anche in Thailandia. Per capire di più questo videogioco bisogna giocare anche al Legend e al
all'anniversary, perché fa parte di una trilogia. Dovrò portare poi anche quelli. Vedremo, vedremo, dai. Tanto godiamoci l'Underworld. Io dove vado? Non lo so. Di qua, di là. Sono, no, niente, da qui ero arrivato. Tu non c'è nulla? No, non mi dice niente. Ah, posso andare di qua? Forse? Sì. Era questa la strada. Che succede? Ah, la nave sta affondando. No, 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 no. Lara, corri. Corri, Lara, corri. Ai, no. Ai, da. Li ho evitati, non so come. Li ho evitati. Sì, sì. E ora? Ah, da qua? No. Lara, arrampicati, vai su. Di là devi andare, Lara. Lara, di là, ok. Ora è tutto in salita. Devo restare concentrato ora. Non si arrampica bene. Quindi devo andare ancora più in là. Ok. Non è la posizione giusta per una nave. E vai. Vedete, ogni tanto i comandi non... non reagiscono. Devo andare ancora più in là. Ok, sempre più in alto, sempre più su. Questa parte è... me la ricordo, me la ricordavo, mi era rimasta impressa. Forse perché è un po' particolare. Poi c'è la musica che incalza, incalzante. Vai, Lara, vai. No, Lara. Io non ho fatto quel salto lì, ve lo garantisco. Proviamo, ci si riprova. Questa volta cerchiamo di non cadere, o meglio cerca di fare il salto come si deve, Lara. Oh, finalmente. Però non ti fermare perché non abbiamo ancora finito. Ci siamo quasi, forse. Sì. Manco il Titanic che scendeva così. Vai. L'ha recuperato, brava. Adesso magari si scopre che non è quello autentico, ma... no. Abbiamo finito il livello coste thailandesi. Secondo Natla, Avalon e il mondo sotterraneo non reno di Helheim sono la stessa cosa. Senza Mjolnir, non so come si pronunci, vabbè, il martello di guerra del dio dei fulmini, non reno Thorlingre... non me lo fai neanche leggere, mannaggia. È un po' troppo veloce. Troppo veloce.
Nessuna di queste rovine è visibile da qui. Se mio padre è stato da queste parti, di lui non vi è alcuna traccia. Ancora non capisco come la Thailandia sia connessa ai vichinghi. O alle rovine sotto il Mediterraneo, o addirittura ad Avalon. Di solito è connessa al buddismo. I miti usano nomi differenti, ma si riferiscono tutti ai resti del mondo antico. Uno di questi resti esiste ancora. Non vorrei essere nei panni di Amanda se Natla riuscisse a liberarsi. Io non vorrei essere nessuno di noi. Oh, adesso Lara col suo classico. E qua siamo sulle coste thailandesi. Dobbiamo di nuovo tuffarci giù. Bisogna tuffarsi e andare a riva, non lo so. Sì, vagamente. Anche questo livello. Qualcosina lo ricordo. Non tantissimo, ma qualcosa sì. Potremmo fare un pezzo, no? Potremmo farlo, possiamo farlo. Dai, andiamo, gettiamoci in acqua, tuffiamoci in questo mare cristallino senza squali. Mi sembra che nella versione PS3 ci siano gli squali. Non vorrei dire una cavolata qua. Ah, ok, giusto. E non solo la versione PS3, ma anche le altre, quelle next gen. Ah, e adesso questa volta Lara non ha le bombole, quindi devo fare attenzione perché potrebbe anche morire. Eh già, non vogliamo che affoghi, no? Ah, ok, lì, ho visto. Dobbiamo salire di qua. Bisogna fare attenzione alle bestie feroci. C'erano qua, nell'anniversary ce n'erano un bel po'. Nell'underworld non mi ricordo. Mi ricordo gli squali, che però qua non ci sono a quanto pare. E so anche che non si trovano nemmeno nella versione PS2. Impegnati Lara. A filo, una musica eterea. Allora, di qua lei... Sì, va bene. Olè. Forse mi conviene spostarmi un po' più in là. Ok. Fai dei bei salti, Lara, brava. Adesso stiamo andando bene, ma poi sicuramente qualche volta cadrò giù. Per esempio qua adesso io dovrei andare... Ah, di qua, ok. E qua, no, ecco. No, Lara. Meno male che non è morta. No, dovevo fare, sì, lo so. Cerchiamo di non cadere. Non accade nulla se cadiamo, se non una gran perdita di tempo. Quindi è meglio che non succeda. Ok, brava Lara. Questa volta è andato bene, tutto liscio. Oh, punto di controllo raggiunto. Siamo arrivati ormai sulla terraferma. Non c'è più acqua adesso. Non dobbiamo più temere nulla. Si spera. Magari qualche animale feroce, non lo so. Ecco, eccola qua. Allora, no. Un tigrotto. Io non vorrei farti ma... punto di controllo. Allora. Ok. Io non volevo farti male. Mi hai praticamente costretto. Ci sono le tigri. Le tigri del Bengala stanno qua. Ok.
ci hanno dato il benvenuto. Ah, ma che bel posto. Tipico posto thailandese. Contempla il panorama, brava Lara. Va bene, io direi anche di chiuderla qua questa seconda puntata. Può essere più che sufficiente per oggi. Abbiamo visto un pezzetto del livello della Thailandia. Abbiamo finito il primo livello, quello del Mediterraneo. E nella prossima andremo avanti. Bisogna raggiungere quel vecchio, non so come definirlo. Sì, io mi fermo qua. Nella prossima entreremo là dentro. Troverà qualche altro tesoro Lara? Lo scopriremo nella prossima puntata. Alla prossima, ciao!